Non può finire così. Dai, sbrigati. Devo rientrare adesso. Coach Schiller, la prego, mi faccia tornare in campo. Sicuro di farcela? Certo. Correrò al suo fianco e manterrò la promessa fatta. Con il piede in quelle condizioni, non sperare di fare granché. Dovrei accontentarti di guardare giocare me. Partecipare all'incontro fino alla fine non è il solo motivo che mi ha spinto a rientrare. Lo faccio per insegnarti come si gioca. Cosa? Tu insegnare a me? Devi aver sbattuto la testa. Dammi retta, Xavier! Ti insegnerò una tecnica segreta che renderà ancora migliore il tuo gioco! Cosa? Una tecnica segreta, eh? E tu vorresti insegnarmela? Davvero molto divertente! Il suo stile di gioco è impeccabile! Dai, non tenermi sulle spine, di che si tratta? Questa tecnica segreta è chiamata... Forza, andiamo, dai, verso la vittoria, là c'è la gloria, noi non ci arrendiamo mai. Forza, andiamo, vieni con noi. È arrivato il momento, sai di fare questa scelta, tu ci sei oppure no. Devi decidere, il destino non aspetta mai, vieni oppure no. La gloria non aspetta più e vincere vogliamo noi. Non devi temere, non avere paura di sbagliare mai. Vieni con noi. Non ti preoccupare, confida nella squadra. Non dimenticare che la squadra siamo noi. Non mollare, vieni con noi. Sì, vieni con noi. Forza, vieni dai, non scoraggiarti mai. La gloria aspetta già. Non disperare mai, forza, non mollare mai e vincere saprai. Qui con noi, forza, andiamo, dai, verso la vittoria, là c'è la gloria, noi non ci arrendiamo mai. Forza, andiamo, vieni con noi, conta su di noi. Forza, andiamo, tutti insieme noi. Forza, dai, da 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 da. La vittoria è qui, la vittoria è qui per noi. La tecnica segreta. Dai, non tenermi sulle spine, di che si tratta? Questa tecnica segreta è chiamata il passaggio. Ma come? Cerchi un tuo compagno che sia libero dai marcatori e gli passi la palla. Scherzi, ho paura che ti stia dando di volta il cervello. Sto arrivando. Soltanto i giocatori ordinari passano la palla agli altri. Io sono perfettamente in grado di segnare da solo. Xavier, che cosa vuoi fare? Cliff viene verso di te! Eccomi! Detona tiro! Eccellente parata, Sandra! È andata bene! Grazie, Cliff! Schiller è davvero molto bravo nel gioco individuale, ma se restiamo uniti possiamo fermarlo tranquillamente. È vero. E questi chi credono di essere? Questo è il calcio, è così che funziona. Come? Potrai anche essere tecnicamente superiore a tutti i giocatori della Raymond, ma il calcio non è uno sport individuale, tutto il contrario. Tu non hai proprio capito niente. La loro è stata solo fortuna. La prossima volta non fallirò! Devo semplicemente riuscire a scartarli tutti! Anche se dovesse superare tutti, continuate a marcarlo, provateci! Dai, possiamo fermarlo! Forza! Vi starò addosso, qualsiasi cosa accada! Bene! Ma come fanno ad avere una difesa tanto efficace? Xavier, passami il pallone! Provateci pure, non riuscirete a fermarmi!
armi, temevo decidesse di passarla. Mai visto prima un giocatore che si rifiuti di passare la palla. Per quanto tecnicamente valido, se un giocatore gioca in questo modo e non passa ai suoi compagni, non sarà difficile da fermare. Meglio per noi, dunque, perché se lo avesse fatto... In tal caso saremmo stati in grossi guai. Via, levatevi tutti quanti di mezzo! Xavier! E tu, Basile! Tornado del fuoco! Calma, ormai conosco molto bene questo tiro. Tunnel spaziale! Ci sono, tiro! Previsione del punto di caduta! Cosa? Gol! La Raymond si porta nuovamente in vantaggio. La rete, la firma Donati. Avete visto? Allora che ne dite della mia tecnica micidiale? Una tecnica micidiale? A dire il vero, credo si sia trattato di fortuna. Quegli incapaci mi hanno fermato. Questa tecnica segreta è chiamata il passaggio. Sono qui! Passamela! È tua! Grande, ottimo lancio! Da questa parte! Prendi! Oh. Altra super tecnica! Trappola frizzante! Non si direbbe una tecnica. Già, lo ha semplicemente intercettato. Grazie mille per il tuo intervento, Adriano. Figurati! Basile, è per te! Non riesco a crederci, si fidano l'uno dell'altro. Ma certo, io ero completamente solo. Non c'era nessuno a ricevere i palloni che calciavo. Sonny! Finalmente, la cosa inizia a farsi interessante. Avanti, fatevi sotto, voglio divertirmi! Ho già previsto il punto esatto in cui cadrà la palla. Non commetterò lo stesso errore una seconda volta. È con Dave Quagmire che hai a che fare. Trivella spaziale! Ma come? L'ha fermato? Devo riconoscere che il tuo tiro non era niente male. E mi sono divertito a pararlo. Era ora, Dave ci ha messo un po' a carburare. Sì, però, quando parte si trasforma in una vera e propria barriera umana. Hunter! Xavier! Ah! Come mai a me? Non riesco a capire perché l'ha passata a lui. È proprio ciò che vuole la Raymond. Guardate, l'intera difesa della Raymond pare concentrata solo su Shield. Xavier! Una vera squadra di calcio è composta da 11 giocatori. Ti assicuro che è molto più stimolante che giocare da solo. Vedrai! Puntare tutti insieme allo stesso grandioso obiettivo. Questo è il calcio. Forza, Xavier, fidati dei tuoi compagni e avanza al nostro fianco. Ci posso provare. Però i miei passaggi saranno tutta un'altra cosa. Ha provato a tirare da fondo campo. Stavolta non ha tirato. Ora ho capito, questo è il suo modo di effettuare un passaggio. Ecco, adesso siamo finiti davvero nei guai. E perché mai? Perché Xavier Schiller ha cominciato a fare gioco di squadra, proprio come se fosse un calciatore normale. Ma non crede che così sarà meno efficace? Beh, no, anzi, è il contrario. Adesso è doppiamente temibile rispetto a quando giocava come solista. Infatti, ora ha tutte le carte in regola per riuscire a condurre l'Accademia Alia ad un livello superiore. Un livello... superiore. Mi è difficile fare previsioni sull'esito di questa partita. Forza, seguiamoli anche noi. Bene. Xavier!
Xavier, passa qua! Non dirmi cosa devo fare! Sei impazzito, non è questo il modo di passare la palla! La palla di Schiller è potente come un tiro, ma questa volta è un passaggio. Potremmo definirlo un passaggio lampo! Ehi, Xavier sta svelando il suo carattere. Sì, è vero. Forse i suoi passaggi sono troppo veloci, ma gestibili. Grazie mille, Amber. Ci hai restituito il vero Xavier. Ora io, come allenatrice, devo condurre la squadra alla vittoria. Il suo modo di giocare mette in difficoltà noi. Figuriamoci la squadra avversaria. Occhio al 4, è libero! Sei troppo lento! Cometa astrale! Velo della sirena! Splendida parata! L'arbitro fischia la fine del primo tempo. Una partita senza esclusione di colpi. C'è da aspettarsi un secondo tempo elettrizzante. Hunter, tu adesso giocherei a centrocampo. Ma perché, coach? Ti ricordo che sei infortunato, non dovresti sforzare il piede. Risparmiati fino all'occasione giusta. Sono desolato, ma non posso obbedirle. Smettila, idiota! Solitamente chi è infortunato se ne sta in panchina, zitto e buono. Ma Xavier, io... Hai dato il massimo nel primo tempo. Adesso tocca a noi fare altrettanto bene nel secondo. E la Raymond non segnerà. Questo te lo posso garantire. Vi ringrazio. Ce la faremo, forza! Forza! Inazuma Eleven! Bentornati! In questo secondo tempo Foster giocherà a centrocampo e non in attacco. Dobbiamo mantenere la concentrazione. Sì! Prendi, è tua! Che passaggio pazzesco! Sì, praticamente imprendibile! Potresti pensare anche a noi che riceviamo i tuoi palloni! Dovete marcare il numero 11! È ancora meglio riuscire a dribblarvi tutti! Jordan! Xavier! Me la cavate, lo ammetto. Sono riuscito a controllare il tuo passaggio. Questo è il tuo momento, Xavier. Segna un gol. Sì, lo farò. Arriva! Calma, me ne occupo io. Che bravo, hai abboccato! Ma cosa? Grande, Xavier. Gran bel passaggio! Certo che sei rimasto proprio tale quale a quello che eri. Forza, Hunter! Segna, dai! Meteora dirompente! Gol! La combinazione Xavier Schiller e Hunter Foster è davvero esplosiva! Io ne ero sicura. Sapevo che Hunter non si sarebbe tirato indietro. Sì, infatti. Bravo, Hunter! Mi raccomando, voi due, continuate così e portateci alla vittoria! Manca pochissimo alla fine di questa bella partita. Entrambe le squadre stanno dando il massimo. Ali del gol! Trivello spaziale! Detona tiro! Velo della sirena! Il pubblico sugli spalti è in delirio. Lo stadio sta tremando, scosso dalle urla e gli applausi dei tifosi. È un'emozione indescrivibile. Il calcio è davvero meraviglioso. E io sono felice di giocare. E voglio vincere questa partita! Bene, bene. La questione inizia a farsi più interessante. Voglio vincere. Questa squadra sarà la più forte del Giappone. Che cos'ho? Sto provando il desiderio di correre dietro al pallone.
Non mi era mai successo prima d'ora. Come fanno a spingere fino a questo punto? Siete tutti qui. Sonny! Non esagerare, Xavier! Abbiamo bisogno che conservi ancora un po' di energie! Non se ne parla! Io voglio vincere e con questa squadra diventerete i numeri uno del Giappone! Oh. Questo è lo spirito giusto, molto bene. Dobbiamo concentrare le forze in quest'ultimo attacco! D'accordo! Ehi, ma il tuo piede non ce la fa! No, sto bene! Non intendo certo cederti il palcoscenico! Allora ti conviene starmi al passo! Andiamo! Ricordi ancora quello che ti dissi? Certo! Ora voglio sentire la tua risposta! Xavier! Xavier, mi è venuta un'idea! Dovremmo partecipare al Football Frontier e poi diventeremo i campioni del Giappone! Ma certo! Aspetto da sempre questo momento. Trovare qualcuno con cui condividere. Hunter! Prendilo! Io so bene come ti sentivi, Xavier, ma non sei più solo ora. Indietro, ragazzi, veloci! Iniziano adesso i minuti di recupero. I giocatori dell'Accademia Alia continuano ad attaccare con tutte le loro forze. Da questa parte! Ecco, è tua! Adesso dobbiamo segnare! Sì! Scambio nero! Ora di razza! Ma da dove si è sprigionata tanta forza? Velo della sirena! Sì, l'abbiamo fermata appena in tempo. Vi ringrazio per l'aiuto. L'ha presa! Orso polare numero 2! Fantastico, sono pronto. Che tiro potentissimo! Trivello spaziale! Paradas! Dave, forza! Avanti! Gol! La Raimon è riuscita a segnare! E arriva anche il fischio finale! È la Raimon ad aggiudicarsi la vittoria di questa partita. All'Accademia Alia ha condotto un match strepitoso. Non è eccessivo, visto che entrambe le squadre escono vincitrici dallo scontro. Per un po' mi ero dimenticata di respirare. Abbiamo vinto, ma proprio per un soffio. Sì, se avessimo giocato anche un solo minuto in più, sarebbe potuto andare a finire diversamente. Hunter, io voglio continuare a giocare con te per realizzare il tuo sogno. Grazie mille, questa cosa mi rassicura. Ehi, ehi, non ci siete solo voi due al mondo. Ragazzi, non provate a dimenticarvi dei vostri compagni. No, ci mancherebbe. Vincere il Football Frontier è il sogno di tutti noi. Ovviamente conto su di te. Sei tu il nostro capocannoniere. Signore del gol, vorrai dire. Com'è che si dice? Dopo la pioggia viene il sereno. Ebbene, hanno perso nonostante il nome che portano, ma per me conta che siano comunque felici. Oh, Elliot.
qui da sola e sempre ti aspetterò. Proprio come questa pioggia triste sarò. Qui nella tristezza io scomparirò. Le semifinali si avvicinano e la pressione inizia a farsi sentire. Inazuma Eleven Ares, prossima puntata, Disarmonia. La frase del giorno di Inazuma Eleven. Puntare tutti insieme allo stesso grandioso obiettivo. Questo è il calcio. È tutto!